Questa cometa non passava da 50.000 anni. Io sono Victor, un ingegnere aerospaziale, e ora ti spiego esattamente come funziona. Gli astronomi hanno trovato una cometa che non era mai stata individuata prima. L'hanno chiamata ZTF, solita fantasia, e l'ultima volta che è passata nelle vicinanze c'erano ancora degli esemplari di uomo di Neanderthal. E se state pensando, vabbè, anche se me la perdo, al massimo aspetto altri 50.000 anni, vi state sbagliando. Infatti i calcoli dimostrano che questa cometa ha un'orbita con eccentricità 1,00027, in altre parole un'orbita parabolica, quindi non fa un percorso chiuso attorno al Sole come la Terra, ma dopo essere passata vicino al Sole viaggerà in eterno verso lo spazio, allontanandosi sempre di più, e la notte del 2 febbraio passerà nel punto più vicino alla Terra. Sarà appena appena visibile ad occhio nudo nel cielo, quindi ti consiglio comunque o un binocolo o ancora meglio un telescopio, e per vederla ti basterà guardare verso la stella polare.